Partiamo subito da una considerazione di base. Dato e informazioni. Che cos'è il dato? Che cos'è l'informazione? Il dato è ciò che viene proposto come oggetto di osservazione, cioè un valore oggettivo, se volete, riferito a uno specifico fenomeno. Invece l'informazione è una notizia, un elemento comunicato, acquisito, e in senso lato è un dato, cioè un elemento oggettivo elaborato o uno o più dati elaborati per tirarne fuori una conoscenza che il dato singolo non ci può dare. Per esempio, il dato è il numero di malati di tumore in una certa località oppure il numero di residenti, l'informazione è la composizione di questi dati. Per esempio, malati diviso residenti per 1000 abbiamo il tasso di morbosità, oppure numero di morti su residenti per 1000, tasso di mortalità e così via. I dati possono indicare tutta una serie, diciamo, di cose. Il dato può essere una identità, un chi o cosa, può essere un peso, può essere un quantum, può essere una modalità, può essere una posizione geografica o funzionale. E l'elaborazione dei dati ci permette di rappresentarli in forma alfabetica, numerica o grafica, il che diciamo, è diventato molto più bello, molto più interessante, anche molto più gradevole dal punto di vista estetico nel momento in cui è nata l'informatica e soprattutto la grafica computerizzata, che ha reso sempre più agevole e rapida appunto l'integrazione di dati per andare a posizionare, andare a vedere questi dati dove che cosa rappresentavano e dove erano posizionati. A questo proposito, il dove è un punto di riferimento piuttosto importante. Faccio un esempio: noi all'Università di Salerno, il gruppo in cui lavoro io, che è la cattedra di igiene della Facoltà di Scienze della Formazione, anche se adesso lavoriamo io anche a biologia, il mio professore ordinario, il professore Capunza, insieme agli altri colleghi ricercatori lavorano anche a medicina, ci occupiamo di qualità della vita correlata alla salute utilizzando uno strumento, una scala di outcome che si chiama EQ5D. Bene, le cinque dimensioni di questa scala per misurare la qualità della vita correlata alla salute, la prima di queste cinque dimensioni è la mobilità, cioè il fatto che una persona sia in grado o meno di muoversi e quindi di essere libero di spostarsi, perché il dove conta estremamente nella nostra vita quotidiana. Allora, sapere analizzare dove avviene un certo processo, quali sono le interazioni spaziali, oltre che funzionali e temporali, vi sono fra i processi, è un importante fonte di informazione e lo è soprattutto, lo è per tanti tipi di studi e di ricerche, lo è soprattutto anche per le scienze sociali o per le scienze connesse al sociale, per esempio la ricerca in campo sociosanitario. Allora, che cos'è la georeferenziazione? È l'attribuzione a un dato di una informazione relativa al dove, cioè alla sua dislocazione geografica. E gli strumenti di georeferenziazione sono chiamati anche con la sigla GIS, che sta per Geographic Information Survey, o se preferite Geographic Information System. Li chiameremo anche GIS da questo momento in poi per fare prima. Questa è una mappa di georeferenziazione. Noi siamo qui, questa è la mappa della città di Salerno e abbiamo indicato a livello, diciamo, di punto preciso il punto dove ci troviamo, cioè l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona. Questa è la stessa mappa, però rappresentata non dal punto di vista diciamo semplicemente della mappatura, dell'identificazione delle località, delle strade e così via, ma anche con la vera e propria sovrapposizione dell'immagine fotografica satellitare. L'applicazione dei sistemi GIS nel campo statistico è diventata una scienza, è una branca, è un'attività estremamente ampia. Nel campo della sanità, della statistica sanitaria o comunque della ricerca in campo sanitario, georeferenziare un database sanitario permette di integrare più gruppi di dati basandosi sulla localizzazione degli attributi. Per esempio, una densità di popolazione e una densità di ammalati di tumore rapportati assieme e rappresentati su una mappa ci permettono di fotografare immediatamente la diffusione di un certo fenomeno, quello che il professore Gianni diceva a proposito del discorso dei malati di leucemia tutti quanti sulla stessa strada. La letteratura è ricca, per esempio questo è un lavoro molto citato, un lavoro del 2000, quindi vecchio di 11 anni, in cui si concludeva che
I nostri riscontri hanno mostrato che alcune specifiche specie di cereali vicino alle residenze, specialmente il grano e il sugar beet, la canna da zucchero, erano associate con basso peso alla nascita dopo la correzione per altre caratteristiche della popolazione residente, ed era possibile, questi ricercatori proponevano che l'ipotesi fosse che le madri residenti vicino ai campi dove si coltivano certi tipi di cereali fossero esposte a certi tipi di sostanze chimiche, di pesticidi, probabilmente, che potevano giustificare questo valore diciamo di basso peso alla nascita più frequente e più diffuso. Questo è un altro lavoro recentissimo, lavoro del 2011, è stato pubblicato online credo il 14 aprile, quindi roba di un mese fa, e praticamente alcohol outlets and clusters of violence, cioè di vendite di alcol e zone diciamo di concentrazione di violenza, di risse. E anche qua i risultati dell'analisi statistica per la città di Cincinnati nell'Ohio suggeriscono che mentre gli outlets di alcolici, le rivendite di alcolici non sono problematiche di per sé, la violenza, l'assaultive violence, quindi la violenza aggressiva, le risse, insomma in qualche modo comunque tutto ciò che è legato ai momenti di scontro e di violento fra persone, abbiano una propensione a raggrupparsi, a cluster, a mettersi a grappolo intorno ai centri più ricchi di rivendite di alcol. Questa relazione spaziale varia in funzione della distanza ed è correlata alle caratteristiche dell'agglomerazione di alcol outlet. E qua c'è la mappa che già mostra questi punti principali di alcol outlet. Allora, in sanità i sistemi GIS a che cosa si possono riferire e come possono essere usati? Essenzialmente ci sono quattro tipi di studi di epidemiologia spaziale, è una forma, diciamo, è una particolare sottobranca dell'epidemiologia. Ripeto, io sono un ricercatore di igiene, insegno epidemiologia, una branca dell'epidemiologia è oggi quella spaziale, non astronautica, spaziale nel senso che studia la distribuzione nello spazio delle malattie o delle condizioni cliniche non necessariamente patologiche, e abbiamo questi principali, questi principali metodi di utilizzo, cioè il disease mapping, la correlazione geografica, il risk assessment, la valutazione del rischio legata a punti o fronti, e in questo senso per esempio il discorso che ha fatto il professore Gianni è interessantissimo, e poi l'identificazione di cluster, cioè di appunto zone di maggior concentrazione. Disease mapping è la variazione spaziale o spazio-temporale, perché la mappa, se la studi a distanza di sei mesi per volta per tre anni, ti può dimostrare, oltre che le variazioni spaziali, anche quelle temporali del rischio di una patologia. La correlazione geografica si fa molto in campo ambientale, correlando la variabilità spaziale di aspetti sanitari, ma in funzione dell'esposizione di variabili ambientali oppure diversi stili di vita e abitudini alimentari, per esempio. La valutazione del rischio è quella che si fa confrontando aree a maggior rischio e a minor rischio di determinate patologie, per esempio rispetto a un punto, cioè un camino, oppure a una linea, per esempio una strada, oppure un'area irregolare, un'area industriale. L'identificazione di cluster punta a cercare se vi sono aree di un certo eccesso di rischio. Quello che adesso vi presento rapidamente, per non togliere spazio alla discussione che spero si aprirà dopo questo mio intervento, è il progetto MediGeo, che è un'applicazione GIS di epidemiologia spaziale realizzata sulla base della banca dati della cooperativa MediService. Grazie a Mario De Santis per essere stato promotore e mente pensante di questa iniziativa, fatto insieme in collaborazione con la Cattedra di Igiene dell'Università di Salerno e con Federlab Campania, di cui mi onoro di essere vicepresidente, per cui ho avuto modo di coinvolgere l'associazione e fare alcune cose che adesso vi presenterò. Sono stati studiati 65.000 pazienti, quindi sono stati georeferenziati 65.000 pazienti, un campione riferito a 36 medici di medicina generale. Non vi impressionate, non è che avessero più di 1.500 pazienti cada uno, ma c'è stata una certa mobilità nel periodo dello studio. Quello che è stato focalizzato è stato molto semplicemente, si sono prese due patologie di grande frequenza, ipertensione e diabete, prevalenza 25% dell'ipertensione, 7% del diabete, e sono stati mappati sul territorio i pazienti per cercare di capire come si distribuiva la presenza di pazienti con ipertensione e con diabete. E che cosa è venuto fuori? Questo vi fa vedere la maschera del filtro che permette di identificare i codici ICD e quindi di andare a posizionare sulla mappa solo i pazienti con quel certo tipo di diagnosi. Secondo
seconda parte dello studio, identificare la distribuzione spaziale di pazienti con un parametro di laboratorio alterato. Abbiamo preso il conteggio dei globuli bianchi, abbiamo diciamo, reperito i dati di circa 15.000 pazienti, in questo caso diciamo, abbiamo scavato nella banca dati del laboratorio Cavallo, visto che diciamo, ero io il responsabile della struttura, non è stato difficile per me, ovviamente previa anonimizzazione, mettere a disposizione i dati, quindi trasferire i dati nella banca e utilizzarli per fare questo tipo di trattamento GIS, con un 11% di pazienti con alterazione dei globuli bianchi. Che cosa è venuto fuori? Ipertesi per provincia, vedete, c'è una distribuzione, naturalmente sono solo 36 medici di medicina generale, quindi è chiaro che i pazienti, vedi solo quelli che afferiscono a quei 36 medici, ma immaginate di poter mappare l'intera popolazione di pazienti, la cosa comincerebbe a diventare interessante perché non ci sarebbe nessun rischio di bias dovuto al campionamento, dovuto cioè al fatto che consideri solo una parte della popolazione. Questi sono per comune, ovviamente i 36 medici sono a Salerno, quindi i pazienti sono tutti quanti nella città di Salerno. Questi sono i pazienti in una certa area, in particolar modo il quartiere Pastena. Vedete che c'è una distribuzione tutto sommato a pioggia, tutto sommato in maniera più o meno omogenea sul territorio. Stesso ragionamento per i diabetici abbiamo detto la prevalenza è più bassa, non sono il 25, sono circa l'8%. Eccoli qua, prevalentemente distribuiti nella città, ma perché i medici dei quali abbiamo i dati e quindi dei quali abbiamo voluto fare l'analisi erano presenti, erano prevalentemente medici della città di Salerno, anche qua per comune e anche qua per area. E a questo punto consentitemi di parlarvi per un attimo di quella che si chiama la serendipità, che è la sensazione che si prova quando si scopre una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un'altra. È una definizione coniata da Horace Walpole nel 1754, ho riportato in piccolo diciamo la frase nella lettera in cui Horace Walpole inventa questa parola. Parlava dei tre principi di Saranandip, ecco la serendipità: quando le loro altezze viaggiavano continuavano a fare scoperte per accidente e per sagace di cose di cui non erano in cerca. Allora, abbiamo provato a mappare i pazienti con diagnosi di tumore. Questi sono i neoplastici per provincia, vi ricordate anche qua ovviamente il campione è prevalentemente a Salerno, quindi le diagnosi le vedi nella città di Salerno. L'abbiamo provata a applicare per comune e qua la stessa cosa, qua per area geografica, ma ci è venuto un dubbio: perché c'è questa concentrazione? Vedete, la diffusione può sembrare omogenea, ma c'è una maggior concentrazione di pazienti in quest'area qua. Ovviamente lo studio è ancora in corso, stiamo cercando di capire quali possono essere gli algoritmi di analisi per capire il rischio, come si possono fare a eliminare fattori interferenti, come si può fare ad allargare il campione, perché se non studi tutta la popolazione c'è il rischio appunto di un bias da campionamento e così via. Passiamo alla parte laboratoristica, questa è la distribuzione dei valori di globuli bianchi patologici e anche questa più o meno, essendo pazienti afferenti a questi medici che hanno fatto l'analisi solamente in un certo laboratorio, che poi ha utilizzato, trasferito i dati e così via, ci potrebbe essere un bias di campionamento. Questa è la diciamo, identificazione degli emo-oncopatici e qua pure ci siamo posti un dubbio: perché qui non ce ne sono? Perché in questo punto non ce ne stanno? Perché la concentrazione è qua, qua e qua non ce ne sono. È chiaro che se utilizzi solo 36 medici non va bene, perché potrebbe essere che i 36 medici hanno i loro pazienti prevalentemente in questa zona e in questa zona, ma se riesci a campionare tutti i dati la cosa comincia a diventare molto più interessante e stiamo cercando di arrivarci. Abbiamo poi preso come riferimento dei pazienti con linfocitosi, solo quelli con la linfocitosi. Li abbiamo mappati, questo è un cluster, vedete? Abbiamo fatto una mappa di cluster in un'area che è una regione di interesse assolutamente asimmetrica. Abbiamo poi provato a mappare questi pazienti rispetto a un PD, un punto di interesse, e la cosa comincia a sembrare un po' più interessante perché vedete c'è questa sequenza di pazienti in quest'area, un'area minore qua non ce ne stanno proprio. Allora che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a vedere fotograficamente quel punto di interesse, la freccia lo rappresenta. Questa è l'area della città con quella sequenza di pazienti con linfocitosi, qui è l'area della città dove ce ne sono di meno, quest'area è deserta, ecco perché i pazienti non ce n'erano. Abbiamo trovato che in quel punto di interesse sono i ripetitori telefonici di Salerno, località Masso della Signora. Allora, è chiaro che tutto il discorso, vedo molte facce interessate, vi ringrazio, il discorso è tutto in fieri, però
ci sono alcune cose diciamo che possiamo considerare, anche perché questo discorso si può applicare pure per gli indici di tipo economico-sanitario, per esempio consumo di farmaci, consumo di prestazioni, variazioni temporali dei consumi, tant'è che qua c'è una mappa di spesa farmaceutica pro capite in diversi distretti della ex AS Salerno 2, adesso è stato tutto rimaneggiato e ristrutturato, quindi bisognerà rifare le mappe da capo, però tutto sommato insomma, la fatica nostra è quella poi di dire al computer cosa fare, tutto il resto del lavoro fortunatamente per noi lo fanno i computer. Insomma, per concludere, ho cercato di essere veloce per lasciare spazio alle domande che spero ci saranno o ora o alla fine della seduta. Sicuramente le tecniche GIS in sanità possono avere un ruolo determinante per aiutare a conoscere e quindi a decidere in modo efficace, e siccome la sanità pubblica è, scusatemi, lo dico come vicepresidente di Federlab, è quell'attività che viene gestita con denaro pubblico, non necessariamente da strutture a capitale pubblico, ma deve impiegare il denaro nel modo migliore. Per impiegare il denaro nel modo migliore, per impiegare le risorse nel modo migliore, bisognerebbe applicare questa antica massima di Luigi Einaudi, 1956, conoscere per deliberare, tratta da un libro che si intitola Prediche inutili, che io ho pregato i miei figli di leggere, ma che non sono ancora riuscito a fargli leggere, proprio perché il titolo Prediche inutili evidentemente insomma, li ha un po' scoraggiati. E infine, il fatto che le applicazioni di GIS in sanità sono in crescita. PubMed 31 dicembre 2009 erano 3.271 lavori pubblicati, ieri sera alle 6 quando ho ricontrollato erano passati a 3.807, cioè 16% di aumento nel giro di un anno e 5 mesi, per cui l'esortazione che io faccio, la scrivo in inglese perché sembra che faccia più fino, ma la possiamo anche dire in italiano, è rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare. Grazie. Il tipo di indagine ovviamente è molto interessante, io sono ematologo, però sarei molto cauto nell'identificare il tipo di parametri da utilizzare, perché i globuli bianchi è un parametro che i pazienti diabetici che fanno infezioni, e l'infocitosi non significa nulla, potrebbe significare qualche cosa se uno parla di linfocitosi clonale, e in quel caso avrebbe più significato. Linfocitosi potrebbe essere dal tipo di popolazione, ci sono più bambini e quindi hanno più linfociti, oppure hanno più infezioni virali e così via. Se parliamo di linfocitosi clonale, allora il discorso cambia. Quindi molta cautela nel dare un pasto al pubblico e dire che i ripetitori possono provocare neoplasie prima di poterlo dire con certezza, quindi cautela e soprattutto identificare persone idonee a dare i parametri idonei, cioè quali parametri utilizzare, quali sono i migliori parametri per dire una determinata cosa, cioè identificare persone che devono valutare questi parametri. Nino, come scusa, la scelta del parametro è stata fatta solamente sulla base di individuare un indicatore, un valore patologico, un valore che potesse avere un certo numero, una certa numerosità campionaria rispetto al nostro campione di partenza, ma assolutamente insomma, abbiamo solamente fatto una fase di test degli strumenti. È chiaro che i contenuti di carattere clinico ed epidemiologico vanno costruiti ad hoc andando a fare riferimento alla patologia e agli aspetti di quel certo tipo di patologia. Però naturalmente ringrazio per l'osservazione, ma era chiaro, cioè, siamo in una fase in cui stiamo testando gli strumenti, non siamo ancora passati alla valutazione di tipo clinico dettagliata. Io ho già detto, il problema dei contenuti non è il problema di questo è l'inizio di un sasso in uno stagno. E ben venga se a questo gruppo poi si unirà, ma che l'obiettivo di questo progetto è esattamente questo. E come vedete poi rientra e ritorna ogni volta che c'è un intervento, che la necessità vera è che una partita come questa, forse prima di fare l'ultima slide, che c'erano i ripetitori, sto banalizzando, forse sarebbe meglio che, e guarda caso, in questa azienda ci sta un ematologo che può fare questo. Allora, il tentativo che noi stiamo facendo con questi incontri va proprio in questo senso. Cosa manca a tutto quello che casualmente è nato da episodiche e casuali intuizioni perché possano fare rete comune, fattore comune, conoscenza comune, e nasca da Salerno una proposta che ormai non è più regionale, è chiaro,
una modalità per dire anche al governo: questi milioni di euro, queste decine di milioni di euro che continuate ad investire a pioggia in una maniera molto strana sull'informatizzazione, ma vogliamo fare in modo di trovare un sistema rispetto alla quale non è più casuale ma entra dentro ad un parametro di bla bla bla, visto che un gruppo di lavoro ha pensato, ha prodotto e ha fatto delle cose. Questa è l'ambizione di un incontro come questo. Quindi il problema è esattamente quello che sta avvenendo fuori, che era quello che era il nostro scopo, neanche tanto non dichiarato, l'abbiamo detto stamattina. Il nostro scopo era esattamente questo, e probabilmente a questi tavoli di questi due giorni non abbiamo ancora chiamato tutti gli interlocutori possibili, e tant'è che ci siamo detti, nascerà oggi un incontro annuale che farà di Salerno il catalizzatore, perché quello che conta veramente è mettere a fattor comune casuali esperienze nate per intuizione. L'esempio dell'associazione fra sanità e ambiente, un pezzo che si sposa benissimo col pezzo di cui adesso stiamo parlando. Adesso sentiremo una cosa che apparentemente è tutt'altra, come l'informatica ci può servire nei processi decisionali. Beh, ci sarà un pezzo che è quello legato al management, legato alle direzioni, legato a quant'altro, che si va a prendere questo pezzo. Il problema è che finora ciascuno si è fatto l'informatica a seconda di quello che pensava che in quel momento gli servisse. Questo è il vero problema. Siamo andati ad informatizzare l'economico finanziario, ad informatizzare le paghe e i contributi, o piuttosto che il laboratorio analisi, perché il primario quella volta, quell'anno, in quell'azienda era più incline a questa cosa. Abbiamo avuto classi intere, generazioni di medici di medicina generale che ormai da 15 anni hanno creduto all'informatica, e generazioni di direzioni generali delle ASL che non sapevano altro che lamentarsi che il 27 al mese dovevano pagare il dischetto per l'identità informatica. Ma questo è il mondo reale, perché altrimenti facciamo soltanto convegni per fare passerelle. Il problema vero è, visto che in 15-20 anni è successo questo, tra l'altro con una possibilità di depositeri epidemiologico dentro le strutture private che sarebbe enorme se solo venisse sfruttata in questa maniera. Poi è chiaro che c'è il base di vedere chi è che ha deciso che quella è un'ipertensione ed è davvero un'ipertensione, è tutto chiaro, ma se non cominciamo a creare i criteri ex ante per la codifica, poi è chiaro che non avremo neanche i risultati che ci servono per capire, che è esattamente quello che stiamo provando. Permettete di aggiungere una cosa, l'utilizzo di tutti questi dati, sia quelli del medico generale che gestisce nel suo computer, sia quelli del centro diagnostico pubblico, privato, laboratorio, quello che sia, che li gestisce nel suo computer, sarebbe dal punto di vista della raccolta a costo zero, perché i dati vengono prodotti, stanno già là, bisogna solamente farli convergere nei repository, e a quel punto la puoi andare dentro in questa enorme miniera e fare quello che si chiama data mining, scavare e estrarre quello che serve per le singole tipologie di patologie. Poi a quel punto la chiave saranno i singoli colleghi, diciamo, specialisti e competenti delle singole branche a dire, magari a chi gestisce la parte metodologica, ha messo insieme questo set di strumenti, estraete questi dati e mappateli e presentateli per chi ci possa lavorare su e tirare fuori delle conclusioni, che ovviamente competono poi alla specifica branca, alla specifica disciplina.